Buongiorno, sono Armando Biscontini, team leader di Electronic Systems. Il nostro team ha lavorato duro in questi ultimi 2 anni per portare a termine quello che oggi è il cervello di Roxanne One X. I risultati che possiamo ammirare sono il frutto del lavoro di decine di persone che hanno avuto i ruoli più disparati nel progetto, da hardware designer a software engineers ad antenna designers. Il sistema elettronico è posto per la maggior parte nella zona centrale del missile. Il vano che gli è stato dedicato è stato completamente progettato in collaborazione con il team Fuselage. È stato realizzato in una lega di alluminio affinché avesse robustezza e leggerezza. Per funzionalità diverse interpretate, il sistema può essere separato in 3 sottosistemi principali. Il primo, il sottosistema primario, assolve i compiti principali, ossia effettua il logging di grandezze quali temperature, accelerazioni, velocità angolari e pressioni atmosferiche. Questo per ricostruire lo stato del razzo. Sul microcontroller ARM utilizzato, i dati vengono elaborati da algoritmi specificamente scritti affinché il razzo capisca in quale momento aprire il drog di decelerazione e successivamente il paracadute principale, il main. Il flusso di dati, composto da migliaia di samples per secondo e proveniente dai vari sensori, viene memorizzato a bordo su una memoria microSD e inviato a terra tramite il sottosistema di comunicazione. È proprio questo il secondo sottosistema del razzo. È stato progettato per avere basso impatto aerodinamico. È composto da pezzi in rame su substrato in teflon che vanno ad avvolgere la fusoliera. Sono quindi presenti 2 antenne, l'una operante a 1.5 GHz, che riceve il segnale GPS e rende disponibile al sottosistema primario le coordinate di geolocalizzazione. L'altra, operante a una frequenza di 2.4 GHz che si trova in banda libera, permette una comunicazione full duplex con la base di terra, permettendo al team di controllo di missione di sincerarsi che tutti i parametri di volo siano accettabili. Tutto il sistema è stato simulato e progettato dal team al fine di ottenere una buona direttività e un link stabile con il missile per tutta la durata del suo moto. L'ultimo, il sottosistema di ignizione, è stato completamente progettato e realizzato all'interno del Politecnico di Milano. È completamente separato dal resto dei sistemi per evitare problemi di compatibilità elettromagnetica. Il compito fondamentale è quello di ricevere il segnale di ignition da terra e accendere il motore, mantenendo una temperatura che sia sufficientemente elevata per i primi secondi di combustione. Il sistema, basato su microcontroller indipendente, è estremamente sicuro nel rilevare il segnale univoco d'accensione e ha percentuale nulla di misfire. A meno di piccole problematiche riscontrate in fase di assemblaggio, tutti i sistemi hanno funzionato nei parametri stabiliti durante i 3 lanci effettuati. Per concludere, vi invito a leggere il report Electronic System sulla pagina ufficiale di Skyward. Grazie per l'attenzione.